Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo unboxing mini video di questo kit di pulizia al prezzo di 10 euro su Amazon. Si hanno 5 utensili che si può pulire all'interno della macchina, la bottiglietta dell'aria, il pomello, il cambio. Sapete dove spesso si annida lo sporco o varie rientranze, ecco, che avete in auto, oppure si può utilizzare anche in casa volendo, tipo dove si hanno appunto rientranze come magari dentro a degli aspiratori, bocchette dell'aria o magari cose del genere. Ecco, io adesso non perderei altre parole al riguardo, apriremo insieme il pacchetto e vedremo insieme cosa c'è all'interno. Io devo ancora aprirlo, mi è arrivato e ora lo apriremo e guarderemo insieme cosa c'è all'interno. Allora, prima cosa abbiamo questo spazzolino, piccola spazzola, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ok, come vedete è comodo questa cosa qui. Io la usavo in macchina, avevo una simile tempo fa. Per sapete dove c'è la bocchetta dell'aria, dove si hanno queste varie fessure. Ecco, questo è perfetto perché si spolvera per bene. Poi magari con un aspiratore si aspira, oppure se fa cadere poi si aspira in seguito. Ma comunque è interessante per quello. Poi come secondo utensile abbiamo una spazzolina. Ok, bene, metto a fuoco così. Che più o meno penso faccia il principio di questa, ma secondo me questo verrebbe utilizzato in altri ambiti. Ora al momento potrebbe essere che viene utilizzato magari sul fuoco, intendo sui fornelli, però secondo me per il discorso delle spazzole così sempre utilizzo breve, tipo su macchine, cose così. Non è una spazzola di qualità, ok? Parliamoci chiaro, è una spazzola da utilizzo occasionale, appunto la pulizia macchina, insomma è perfetto. In realtà obiettivamente non saprei neanche come possa essere utilizzata questa, però almeno c'è, ecco, male non fa. Terzo accessorio è questo spazzolino gigante da denti, chiamiamolo così. E anche questo, secondo me, io penso faccia la funzione più o meno di questo, solo che magari avendo questa punta arrotondata magari può essere comoda in alcuni spazi dove magari questo non può arrivare. Magari farò un video riguardo se troverò l'utilizzo adatto. Io l'ho preso, ho come già detto, per pulire la macchina, ma probabilmente utilizzerò solo questa, può darsi questa. Ma poi abbiamo questa è una spazzola che può essere utilizzata per pulire determinate cose. Come vedete non è apribile, ok, è un pezzo unico. Può essere messo un oggetto qui all'interno, tipo magari un collo di bottiglia o una confezione così, e facendo così si può pulire, se magari c'è dello sporco, può essere magari anche delle caraffe. Non ho idea di quanto si possa allargare, devo capirlo, magari farò un video se lo userò. E comunque è utilizzabile anche così com'è. Come ti ho detto, probabilmente una o due di queste cose utilizzerò, il resto magari finché non capirò come usarlo, lo terrò da parte, ecco. Infine abbiamo questa che è una spazzolina più o meno come questa qui, però c'ha anche in più questo panno. Andiamo a aprire insieme per capire cosa. Ok, ho chiuso veramente bene. Allora, questo in realtà non saprei. Penso che sia. Ah, forse adesso ho capito. Penso sia una cosa del genere, secondo me. Cioè, sì, verrebbe una roba del genere, ecco, per pulire magari le superfici. Ma anche questo non saprei se lo utilizzerò mai, però comunque è un kit secondo me completo per chi magari utilizza più cose. Secondo me è adatto per pulizia auto, io l'ho preso per quello. Il costo comunque è irrisorio, vi dà comunque 5 accessori, se si dovesse comunque consumare una ne avete un'altra o un'altra ancora, quindi secondo me per la macchina è perfetto. Bocchette d'aria, pomelli del cambio, cruscotto, aspirazione, magari anche nel bagagliaio dove magari dovete gli specchietti, le
i vetri, non gli specchietti. Anche negli specchietti, secondo me, potrebbe andare bene esternamente, dove spesso si annida sporco, cose così. Io penso che può essere un kit multiuso. Il mio utilizzo l'ho preso per l'auto, ma secondo me può essere utilizzato anche in cucina per magari spolverare parti o pulire parti in cui normalmente non si riesce. Ecco, secondo me per questo prezzo qui è promosso. Oggi lo utilizzerò per la prima volta, ma già dal tocco di materiali, secondo me siamo in linea. Comunque abbiamo 5 accessori, secondo me ci siamo, ragazzi. Ecco, questo è un mini unboxing, mini anteprima di questo prodotto. Come ho già detto nel canale, voglio portare non solo tecnologie, ma anche prodotti un po' per la casa, ecco. E chi magari è interessato posso consigliare più prodotti, ecco. Come ho già detto, non mi regalano la roba, quindi la cosa me la devo comprare con i miei soldi, però questo non significa che qualche sfizio ogni tanto si può levarselo, ecco. Io al momento vi ringrazio per la visione, vi lascio al prossimo video che a breve arriverà, non so se oggi in giornata, ma magari domani. Vi prego, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, condividete il video e commentate qua sotto se avete domande o magari considerazioni oppure consigli, qualsiasi cosa è ben accetta. Vi auguro una buona domenica, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!